Meghan Markle, la moglie del principe Harry Britannico, giovedì ha fatto una visita senza preavviso nella città texana di Uvalde per rendere omaggio alle vittime di una sparatoria in una scuola elementare che ha provocato la morte di 19 bambini e due insegnanti. La quarantenne duchessa del Sussex che indossava jeans, una maglietta e un berretto da baseball blu si chinò con la testa china e depose dei fiori in un memoriale improvvisato fuori dal tribunale di Uvalde. Ha anche fatto il giro del memoriale, guardando le croci bianche che portano i nomi delle vittime della carneficina di martedì. Un portavoce di Marco L ha detto che la duchessa era stata in visita a Uvalde a titolo personale e come madre, per offrire le sue condoglianze e sostegno a una comunità in lutto. Harry e sua moglie hanno lasciato la vita reale e si sono trasferiti in Nord America due anni fa. Ora vivono in California con i loro due figli. Buckingham Palace ha annunciato questo mese che la coppia non sarà presente alle celebrazioni ufficiali del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta il 2 giugno.